Allora, secondo me sta già registrando. Dicevo. Io penso che stia già registrando. È bello che siamo di nuovo qui. Sì. Siamo di nuovo qui. Fracazzone. Frastornato. È frastornato, certo. Allora, senti un po', ma la prima cosa da dire, giusto per mettere i puntini sugli... Sì. Ma tu sei duro pure? Assolutamente. Tu sei antifascista? Assolutamente. Duri puri antifascisti. Di che cosa parliamo? Dello Stai Sereno Day? Sai, potrebbe essere una buona idea. Sai che il 4 dicembre si va a votare per questo referendum e ormai tutti lo chiamano lo Stai Sereno Day ed è dedicato a Matteo Popcorn Renzi. Beh, ci auguriamo che stia sereno. Starà serenissimo tutta la giornata e soprattutto dopo gli exit poll alle prime proiezioni. Noi in realtà pensiamo che sia il caso di dire sì ai valori antifascisti. Assolutamente sì, io credo che il 4 dicembre sia una straordinaria occasione per ritrovarsi per tutta questa sinistra un po' frammentata e sparpagliata per dire sì ai grandi valori, ai valori della resistenza, dell'antifascismo, quelli che sono stati all'origine della nostra Costituzione, per dire una società inclusiva e non esclusiva, per dire sì al ruolo dei cittadini nelle grandi decisioni e soprattutto contro quei poteri forti che vogliono una politica veloce per fare loro quello che vogliono. Ed è curioso che per dire sì, sì bisogna votare. Assolutamente no. No, no. No alla riforma. Perché dici sì ai valori e dici no, no a chi vuole deformare. Assolutamente. Disformare. C'è un'intenzione molto chiara che stai quella. Sereno. Stai sereno bene. Stai sereno bene. Vogliono decidere loro in pochi per tutti. E quindi hanno inventato una riforma pasticciata con la quale mettere i cittadini nell'angolino. Addirittura sono intervenute alcune organizzazioni di quelle legate ai poteri forti e alle multinazionali che ha detto che in Italia i lavoratori hanno troppi diritti. No, ma adesso però la fai questo... lunga, la gente non ti segue, no, devi dare emozioni. Guarda, questa qui che roba è qua? Cosa c'è in questi segni? Stella rossa, falce e martello, ma non so. Ma tu sei duro. Sono sì. Durissimo. Durissimo, durissimo. Noi siamo contenti, contenti perché è l'occasione di ribadire l'anima del noi, la Repubblica per noi, la Repubblica dei cittadini. E quindi... diciamo sì ai valori, ma votiamo no. No, 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 scusa, allora, scusa. Sì, sì ai valori, valori no al referendum. Siamo anche andati un po' fuori. Ma sì, va bene uguale, direi. Allora, è chiaro, dunque, lui ha detto prima che se ne andava via. Hai sentito quella storia del derby? No, che Matteo Popcorn ha detto che è un derby tra l'Italia vera e la vecchia guardia. Io credo tragicamente che abbia ragione Crozza, che ha detto che gli italiani si dividono tra quelli che hanno capito la riforma e quelli che votano sì. Sì. Comunque ragazzi, sappiamo che siete dispersi sul territorio, sappiamo che la vita non è facile, sappiamo che c'è la crisi, sappiamo che non c'è un punto di riferimento lontano verso cui andare uniti come un popolo unito che mai sarà vinto, ma questa è una grande occasione. Perché possiamo dire sì e votare no. Quindi diremo sì, sì ai valori e voteremo no al referendum. E sarà lo Stai Sereno Day. Ci vediamo il 5 dicembre. Il 4 e notte si stappano le bottiglie. Ma non bisogna vendere la pelle dell'oro. Ma no, ma queste sono le incertezze di chi ha il tormento, che è costretto all'ennesimo compromesso, all'ennesima deglutizione del cucchiaino di traverso. Per dire sì ai valori si vota no al referendum. Sì, sì ai valori, no al referendum. Ci vediamo.